Stefano Pirazzi, ospite d'onore a Pizza Bar di Gioia, inizia così questa avventura nuova e tu sei il testimoniale, Stefano. Sì, ho accettato l'invito con molto piacere e sono contento, c'è molta gente e questo mi fa piacere e gli faccio i migliori auguri e che tutto vada per il meglio. Grandi obiettivi di quest'anno? Come sempre il più grande obiettivo è il Giro d'Italia, quindi cercheremo di farci trovare pronti per quel mese di maggio. Quindi grazie a Stefano Pirazzi e viva Pizza Bar di Gioia! Grazie a voi per l'invito e viva Pizza di Gioia. Fabio Di Gioia, inaugurazione Pizza Bar di Gioia in grande stile. Ospite d'onore Stefano Pirazzi. È stato davvero un onore avere Stefano qui con noi, è veramente stata la ciliegina sulla torta perché comunque ha omaggiato mio fratello che per tanti anni si è speso nel mondo del ciclismo e ancora si sta spendendo, sia come artigiano, master artigiano, sia come accompagnatore alle gare dei cicloamatori, e quindi Stefano Pirazzi veramente ha dato quella qualcosa in più perché tanti appassionati di ruote sono stati qui oggi, è stato davvero un piacere accoglierli e rendere insomma omaggio anche a loro che per tanto tempo comunque ci sono stati vicini. Questa è una nuova avventura, un'avventura talmente diversa rispetto a quello che è stato il passato, però una tradizione di famiglia, e questo potrebbe essere anche un trampolino di lancio perché diciamo il mondo delle due ruote è sempre nella testa di Maurizio e quindi noi vorremmo in qualche modo magari a stretto giro di posta tornare anche in qualche modo nel mondo del ciclismo. In una grande partenza e si continua a pedalare? Ovviamente sì, Bicimania rilancia, c'è stato un periodo dove chiaramente l'impegno per questo locale è stato totale, però il team va avanti e probabilmente già dal prossimo anno ci saranno delle belle novità e che ne so, magari anche qualche bella soddisfazione per tutti noi. Parliamo un po' del locale, insomma un locale che si presenta davvero giovane, fresco, insomma con una grande spinta verso il futuro. Eh sì, abbiamo cercato di dare un impatto molto forte a chi entra per la prima volta in un locale che sostanzialmente è nuovo. Qui non c'è mai stato un locale di questo genere, non c'è mai stata una pizzeria, non c'è mai stato un bar, allora chi passa e va da Superconti deve essere invogliato ad entrare e dire ma che c'è qui? Che possiamo trovarci? E quindi abbiamo osato parecchio, già la scelta della mattonella che per tutti è una diamantata 7x15 che per tutti è la classica mattonella da bagno ma in realtà è modernissima nella sua classicità, già quella dà una, diciamo, un bell'impatto, poi avvicinata al blu petrolio che Fabio ha voluto fortemente, diciamo, spero che sia stata la scelta vincente. E in più abbiamo fatto un piccolo angoletto un pochino più rustico per le scene più, diciamo, friendly per gli amici, dove è possibile fare una bella tavolata e mangiare tutti insieme, insomma speriamo che vada bene, in bocca al lupo a questi ragazzi. Bene, grande partenza, ma tu non hai fatto tutto da sola, insomma, con chi ti sei fronteggiata? No, anzi, abbiamo avuto tanti collaboratori che ci hanno dato una mano, prima fra tutti il mitico Luigi Matteucci che ha curato tutte le parti in legno, ci ha dato una serie di consigli e di dritte sia sui colori che sulla vera e propria realizzazione, è stato veramente un grande, Luigi è stato impagabile, ecco. Bene, chiudiamo allora con un grande in bocca al lupo a Pizza Bar di Gioia, vero? In bocca al lupo ragazzi! In bocca al lupo chiaramente io lo estendo a mio fratello perché il legame della nostra grande amicizia diciamo è quel che va anche al di là, però è qualcosa di famiglia e quindi quando c'è il sangue che scorre nelle vene è tutto molto più grande e amplificato, gli auguro tutto il bene del mondo.